I bozzetti servono per sbagliare. No, ma bello, bello, io parlo di bozzetti, poi Sì. ci pensai, ma forse questo, manca questo, una cosa, forse non ho colto No, 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 l'intenzione. no, no, nel senso questo disegno non è questo granché, però c'ha. Delle potenzialità. No, nel frattempo ho capito un sacco di cose, se proprio voglio farlo, questo qui mi Certo. esce. Poi mi fa capire un sacco di come si muove tutta Bellissimo. sta pelle, cioè è anche una lezione d'anatomia involontaria. Una cosa importante è anche quella, adesso non so come definirla, quella parte che sta sopra le sopracciglia ed è quella L'arcata sopraccigliare, dici, sì. l'arcata sopraccigliare, quella è una cosa che in luce. Per esempio qui ho sbagliato perché questa sopracciglia sta più in basso, però ormai me lo tengo così, cioè Ah, anche vedi? questo sopracciglio sta più in basso, che gli fa un volto un po' più accigliato, Vabbè, ma se lo ispessisci quel sopracciglio forse ti avvicini. volè, sì, no, è proprio partito troppo alto, ma non è importante. Non è importante rispetto al disegno, comunque è una faccia credibile in qualche modo. Ti sei avvicinato di più all'altro. Sono abbastanza vicino, ho capito un sacco di cose di questa struttura della testa. Via, addirittura posso andare Approfondirei ad approfondire i abbastanza. giochetti di chiaroscuro. Qui per esempio c'è un punto che è importante che fa così, qui dovrei pulire perché gli ho dato però non con questo ma con la gomma pane, che forse ho qui. Aspetta un attimo. Perché se non uso la gomma pane è sporco. Anche perché questa è una 4B. Hai lavorato con una 4B. Eh? Stai lavorando con una 4B. Ho lavorato con una 4B, sì. E qui c'è un po' più di luce in questo punto. Qui anche, così stiamo anche abbassando le sopracciglia. Qui c'è un angolino di luce, un punto illuminato. Esatto, che è quello che ti volevo dire prima, Che cosa? No, è quello che ti volevo sì, far notare prima, che viene evidente in avanti, quel lume che c'è Sì. intorno. Qui c'è invece un triangolo così perché c'è una mezza ombra portata e qui c'è un punto veramente scurissimo. Lì c'è tutta uno studio di Qui fa così, ma qui piglia luce. un approfondimento della cavità oculare, Bravo. soprattutto sì, nella parte Adoro superiore. la tua padronanza del linguaggio. Vabbè, padronanza, sì, dico Eh sempre che io no, no, cioè. ho Io avrei detto il buco dell'occhio, capito? Anche qui c'è tutto un gioco di luce e di ombre perché qui piglia più luce qui, no? Qui va rimodellata la cosa, però insomma c'è cioè, tutto. Qui anche c'è un attacco di occhiaia, questo fa così, però già stiamo anche troppo dentro, rispetto a quello che dovevamo fare, l'abbiamo capita questa forma, sì, c'ha delle cose, tanto la bocca è più imbronciata, cioè fa così Lato superiore, e così.
E sono tutte cose che poi qui c'è il labbro ce l'ha così e questo è così. E sono tutte cose sulle quali bisognerà farsi degli studi se vuoi fare questo ritratto fatto bene. Ti fai degli studi a parte, se no non lo capisci. Ah, scusa. Poi io qui l'ho anche caricato, però è più simile a quel tipo di... Che lei c'ha la bocca che fa così, va in su, poi sta un po' giù morbida, poi scende giù e torna in su. E poi c'ha le labbra molto pronunciate. Per oggi ci fermiamo qui, ma domani c'è un'altra lezione in 5 minuti, quindi iscriviti al canale, clicca qui sotto. Vienimi a trovare sui social e vieni a chiacchierare con me su Twitch. Ciao!